piazza di Siena. Tre squadre primeggeranno: l'Italia, Francia e Cile, tra le cinque concorrenti alla Coppa delle Nazioni. Gli ombrelli fanno da scongiuro, è tornato il sole. Accanto al ministro Pacciardi, l'ambasciatore di Francia. Sta correndo il francese Dorje su Sucre de Pomme. Magnifico cavaliere, bellissimo cavallo. Ciascuno ripete la prova due volte. Alla fine dell'andata la Francia è in netta superiorità. Un cavallo della squadra irlandese rifiuta l'ostacolo. I cileni si battono con grande valentia. La triplice gabbia fa volare il berretto, ma il cavallo vola impeccabile sugli ostacoli. Nella gara svizzera cogliamo un momento sfortunato. D'Ambrosio monta furore, un cavallo che deve essere condotto incappucciato alla pista, e due volte si rifiuta al medesimo ostacolo. Ecco Piero Dinzeo su destino, riafferma le doti che ha già mostrato nell'andata. Un solo ostacolo abbattuto vorrà dire per noi la vittoria, anche in base alle indicazioni dell'orologio che segna il tempo massimo. Carmencita di Villaverde è qui con Taliani. Alla squadra vincitrice i due Dinzeo, Perrone, D'Ambrosio. Con giusto compiacimento del colonnello Conforti è Carmencita a consegnare gli emblemi del successo. E anche la luce del pomeriggio accende sui pini di piazza di Siena una ghirlanda d'oro.